Bentornati, Piazza Politica anche quest'oggi per trattare argomenti di pubblica utilità e devo subito dire che questa simpatica comitiva, tutti presenti qui alle mie spalle, accanto, a destra, a sinistra, sono il frutto di un intenso lavoro che è iniziato anni fa presso la parrocchia del Sacro Cuore e io ho l'obbligo di presentare colui che ha letteralmente, veramente, nel vero senso della parola, dato l'anima per far crescere una parrocchia, per farla rendere anche al massimo e al meglio con tantissimi collaboratori. E qui ve ne sono presenti alcuni che stanno mettendo a fuoco un'attività teatrale. E la commedia che sarà messa in atto presso l'auditorium del Sacro Cuore si intitola Le corna del bue, Teatro Sacro Cuore, domenica 17 aprile, ore 20. L'ANSPI Amici del Sacro Cuore vi aspetta. E gli amici del Sacro Cuore sono proprio qui presenti. Subito la parola a Don Giovanni Giove, voglio ricordare gli altri educatori, sono Rosa Colonna, Sergio Simone, Franco Olivieri e Licia La Terza. Don Giovanni, come nasce questa collaborazione? Allora, questo gruppo Amici del Sacro Cuore nasce 3 anni fa circa e nasce dal sentire il bisogno di dare spazio a questi ragazzi. Mancava all'interno della parrocchia uno spazio, un gruppo per questi ragazzi speciali. E io credo che la comunità è il luogo dove tutti quanti devono sentirsi a casa e ognuno ha diritto ad avere il loro spazio, un proprio spazio a dimensione propria. E allora per questo, grazie a questi educatori, abbiamo cercato di mettere su questo gruppo, Amici del Cuore. Amici del Cuore è un Sacro nome, Cuore. Amici del Sacro Cuore, Esiste già sì, un'associazione Amici del Amici del Cuore. Sacro Cuore, Sacro Cuore. perché ecco, sono amici Che speciali. curano soprattutto la salute. E certo, ma anche noi curiamo Sì, la loro salute spirito, però, spirituale, ecco, che è spirito e fondamentale. anima. Amici del Sacro Sì. Cuore perché sono a titolo speciale, più di altri, amici del Sacro Cuore di Gesù, perché ecco, il Sacro Cuore ama in modo particolare loro. E sono inseriti all'interno della comunità, della parrocchia del Sacro Cuore, una comunità da cui loro attingono tanto e la comunità attinge tanto da questi giovani che all'interno della comunità si integrano e mettono a fuoco i talenti che loro hanno e che non sono pochi. E nelle varie attività che stanno facendo in questi anni stiamo avendo modo di stupirci delle capacità enormi che questi ragazzi hanno. E credo che adesso, sentendoli, possano anche presentarsi e dire quelle cose che magari a loro piacciono di questa attività, di questo gruppo. Rosa Colonna. Sì, allora presentiamo loro che sono comunque i protagonisti, ecco, di questo gruppo. Allora, iniziamo. Il tuo nome? Paola Martimucci. Paola Martimucci. Ti piace partecipare al gruppo degli Amici del Sacro Cuore? Sì, E qual anche è? per nuove esperienze. Ecco, per fare nuove esperienze. Invece tu sei, qual è il tuo nome? Tammy D'Ambrosio. Tommy D'Ambrosio. Ti piace partecipare al gruppo? E Sì. che, qual è l'attività che più ti piace? Il teatro. Il teatro, ecco. Poi abbiamo un'altra nostra amica, che Teresa Pallotta. è? Perfetto. Teresa, che cosa ti piace del gruppo degli Amici del Sacro Cuore? Teatro, poi abbiamo fatto musica, abbiamo fatto tante cose, attività del nostro gruppo di Sacro Cuore. Quindi tutte le attività che abbiamo svolto ti hanno interessato, Sì, giusto? perché 2 anni fa, cioè, non conoscevo nessuno, quindi non conosco nessuno, piano piano mi abbiamo abituato a questa Nuova realtà. Ok, nuova realtà e quindi. poi abbiamo ancora. Fabrizio Manicone. Ok, Fabrizio, a te piace partecipare a Sì, questo gruppo? Perché ti piace? perché è bello. Perché è bello, va bene. Poi dietro abbiamo, qual è il tuo nome? Ale. Ale, Ale. ok. Ti piace partecipare al Sì. gruppo? Perché? Che cosa ti piace? Che siamo tutti amici, ti piace? Ok, perché giochiamo? E il teatro ti piace? Ti piace recitare? A posto, va bene. Poi ancora abbiamo. Angela Caramella. Ok, Angela, che cosa ti piace del nostro gruppo? Mi piace ballare, mi piace il teatro, mi piace lo spettacolo, tutte cose, la verità.
Ok, perfetto. Poi abbiamo il nostro nome. Martimoci Pierluigi. Per gli amici Pigi, che cosa ti piace del nostro gruppo? Teatro, abbiamo... Ho ancora qualche partita a pallone che facciamo anche, giusto? Che siamo... E soprattutto, che sono le ragazze, che ragazzi oggi non ci stanno. Vabbè, quindi anche le ragazze. Le ragazze, lui ha un debole per le ragazze, giustamente. Va bene, poi ci sono anche però tante mancano. Degli altri ragazzi che non ci sono oggi, che ovviamente noi ricordiamo, e anche degli altri collaboratori. Abbiamo uno dei nostri collaboratori che è... Emanuele la terza, che ci aiuta anche insieme a un altro gruppo di ragazze. E poi abbiamo anche Ligia la terza. Ligia, ecco, ti ho anticipato, perfetto. In breve comunque vogliamo elencarvi un po' velocemente le attività, ecco, che noi abbiamo fatto, come hanno già anticipato i ragazzi. Le attività che noi svolgiamo solitamente, abbiamo iniziato con questa attività laboratorio, ecco, di teatro, per poi continuare anche con un laboratorio. Non è la prima esperienza questa, no? No, non è la prima c'è stata già un'altra rappresentazione, un duro lavoro messo in scena, sì, giusto? Sì, di cui poi parlerà, mese fa, sì, di cui parlerà poi Sergio. In realtà le altre attività che abbiamo svolto sono dei laboratori di falegnameria, abbiamo partecipato alle attività anche della parrocchia, con l'attività del presepe vivente, anche loro si sono, diciamo, così, si sono calati nell'atmosfera, ecco, natalizia. Poi abbiamo anche, diciamo, realizzato una, tra virgolette, un'attività che riguarda anche la sfera spirituale, perché ci teniamo anche alla crescita spirituale, proprio come gruppo, attraverso proprio l'animazione della liturgia eucaristica da parte di questi ragazzi. Hanno indossato proprio le tuniche, sono diventati proprio dei ministri, no? Proprio sull'altare. Alcuni di loro hanno letto, ovviamente in base alle loro capacità linguistiche, alle loro capacità relazionali. Ecco, Rusa, quanto è importante per loro socializzare, essere protagonisti? Penso che sia importante, infatti lascio la parola proprio a Sergio, perché penso che l'aspetto teatrale riesca, diciamo, a comunicare proprio questo. Sì, grazie, Sergio. Alessio. Praticamente è importante per loro, perché, diciamo, loro imparano a sciogliersi, specialmente a livello linguistico, perché molti magari hanno problematiche nel parlare. Quindi proprio, poi, diciamo, è anche importante perché loro riescono a sbloccarsi, perché comunque c'è sempre imbarazzo quando si sale su una scena, comunque, e quindi loro riescono a... imparano a sbloccarsi da questo punto di vista. Poi è importante che il fatto che comunque si rafforzino le amicizie. E poi il teatro stesso è una forma di divertimento, noi ci divertiamo tanto e quindi è una cosa speciale. Salire sul palco significa anche affrontare le difficoltà della vita. E certo, sì. Il teatro è palestra della vita, perché come in teatro, così poi nella nostra vita si deve imparare a occupare quello spazio della propria vita, quello spazio sulla scena del mondo. E attraverso il teatro loro, ma chiunque, ha la possibilità, ecco, di relazionarsi bene agli altri e di entrare in empatia con il pubblico. Questo gruppo, ecco, la cosa bella è che non è un gruppo chiuso in se stesso, fanno le loro attività, ma tra le finalità che noi abbiamo è proprio quello dell'inserimento nella comunità. Una comunità che, come dicevo prima, rimane stupita di questi passi in più che vengono fatti, passi alla scoperta proprio della loro identità. Stiamo vedendo veramente di mese in mese questi ragazzi crescere nelle relazioni interne, ma anche nelle relazioni tra i genitori, come famiglia, perché, ecco, solo nella possibilità di essere in rete, famiglia, scuola, parrocchia, è possibile, ecco, collaborare Don per Giovanni, la crescita. Don Giovanni, chiedo scusa, i familiari ovviamente stimolano la partecipazione. Certo, sono parte attiva. Sì. E questo è possibile farlo solo nella misura in cui vi è la collaborazione con le famiglie, perché poi sono loro che, tra virgolette, ci danno la possibilità di averli con noi. Quindi il sabato noi facciamo il nostro incontro ogni settimana, e tutti i sabati questi ragazzi stanno con noi, la domenica poi a messa, perché poi in settimana hanno le loro attività personali.
Però ecco, è bello creare gruppo anche come famiglie, perché alcune volte manca, ecco, questo sentirsi in rete come famiglia, anche perché poi dal confronto ci si rende conto che quelle problematiche che si vivono nella propria casa in realtà non sono soltanto mie, ma poi sono condivise con gli altri. E quindi anche i problemi, quelle difficoltà, il confronto aiuta a crescere sia come singole persone, ma anche come famiglie. In questo è determinante. Io ritengo, e non è che lo dico oggi come prima volta, ho avuto modo già di approfondire questo argomento insieme ad altri parroci come quello di San Sabino, quindi di Fornello, poi di San Maria Giovanni Bosco. Santissima Rosario, Maria Santissima del Rosario, San Giovanni Bosco, San Sepolcro con Don Nicola. E ho avuto modo di dire ripetutamente che probabilmente, per me sicuramente, la Chiesa fa molto più della stessa scuola. Sì, perché comunque, ecco, io credo, come dicevo prima, che una finalità della parrocchia è quello dell'accoglienza di tutti, mettendo tutti a proprio agio e dando a tutti la possibilità di portare a frutto i carismi, i talenti. Questi ragazzi, ecco, diversamente Ma abili, anche perché la parrocchia entra in profondità, certo, nell'intimo proprio nell'intimo, sentimentale della persona, poi soprattutto per portatori di handicap. È fondamentale certo. conoscerne le origini e soprattutto i nuclei familiari che fanno parte ovviamente del gruppo della parrocchia. Certo, è fondamentale. E non a caso abbiamo voluto dare, ecco, come intitolazione a questo gruppo, come amici, perché sono dei giovani amici, ecco, del Sacro Cuore, cioè sono tutti cuore. Chi riconosce Sì, questi ragazzi mi sono piace la tutto cuore. metafora, Sacro Cuore, perché sono sicuramente più vicini al cuore di Al Gesù. cuore di Gesù, e sono a immagine del cuore che ama. Chi ha a che fare con questi ragazzi sa quanto affetto danno. Ecco, Don Giovanni, com'è nata, come è venuta l'idea di scegliere proprio questa commedia con questo titolo, Le Allora, corna del bue? noi crediamo molto nel teatro e grazie a Dio come parrocchia abbiamo la possibilità appunto del teatro, quindi come struttura si offre anche a questa realtà. Il teatro, come veniva detto prima, è una realtà fondamentale per noi perché dà la possibilità di portare fuori, ecco, i carismi, i talenti, le capacità che questi ragazzi hanno. Come educatori hanno scelto questa commedia perché, ecco, si espone bene ai bisogni che noi abbiamo. Ecco Franco, sì. Niente, in pratica noi abbiamo fatto un'altra l'anno scorso che Sì. si chiamava La City de Trieste e poi Oh, Le Corna del bello. Bue. In pratica risalta molto proprio per ritornare alle vecchie Anche origini. la Perché... tradizione teatrale, che è la nostra cultura, quella paesana, quella del territorio. È proprio quello, intendiamo portare un po' alla ribalta tutti i ricordi vecchi delle cosane Cosa vecchie, delle cose, sì. racconta la commedia? È basato sul dialetto altamurano, quindi diciamo che si lavora parecchio, soprattutto per noi e anche per loro, col dialetto. Loro ovviamente si esprimono meglio in dialetto? Sono Sono più bravissimi. diretti? Sono proprio Vabbè, io bravi, sono sono più in diretti. dialetto. Più o meno. E poi questa, diciamo che un po' racconta una storia, sai, delle famiglie antiche, quando si andava in campagna, quando si andava con i muli, con le cose, diciamo. Quando si andava a mettere il grano, che si stava tutti insieme, è basata, diciamo, sull'antichità. E poi, diciamo, è anche basata sul fatto di stare in casa, di stare a C'è un parlare con degli intreccio amici. sentimentale, Sì. diciamo, poi non raccontiamo tutta la... Diciamo che a un certo punto, poi io che mi fanno fare la parte della donna, tradisco mio marito, mentre andava nella quindicina in campagna. Diciamo che la Diciamo, tradizione... poi Sì, non sì. raccontiamo. Allora, sì, io sono sempre la vittima. La scorsa commedia mi fecero morire. Questa volta mi hanno... Ma è andata Sono... meglio comunque. Questa volta diciamo che mi è andata Sì, meglio, diciamo che il nostro scopo è Di quello di valorizzare la nostra valorizzare. tradizione e poi comunque trasmetterla, ecco, anche a loro attraverso, diciamo, queste storielle che poi sono metafora della vita. Quindi magari attraverso proprio questo linguaggio che magari c'è, cioè, sia il dialetto ma poi anche l'italiano, che permette anche, diciamo, permette loro di essere comunque più diretti, affrontare in maniera più diretta le situazioni e quindi tutto ciò che può servire nella vita, come diceva Don Giovanni, teatro come palestra di vita. Ecco, permettimi un'altra domanda molto particolare. Oltre a quello che voi fate, è uno sforzo immane, io ritengo, ma lo fate con grande piacere, con immensa umanità. Cos'altro servirebbe a loro per essere ancora più protagonisti e incisivi nella vita, tra virgolette, quella quotidiana?
Beh, quella reale, quella vissuta, quella anche pericolosa. È una bella domanda. In realtà ce ne sono tante di leggi che tutelano, no? Le persone tra virgolette diverse. C'è una bella citazione che dice: ci sono tanti modi, no, di essere diverse e tanti modi di essere normali. Forse è questo messaggio che deve arrivare alla gente, perché a loro, non, loro hanno tutte le caratteristiche, tutte le prerogative per riuscire, no, a entrare nel mondo. Il problema è proprio sono proprio quelle barriere comportamentali e ambientali che non permettono loro di entrare all'interno della società. Quindi a noi come gruppo serve semplicemente la collaborazione della società. È sufficiente la sensibilità che dimostrano gli altri? Questo non posso giudicarlo. In realtà ognuno di noi ha una sensibilità, però magari non serve neanche chissà quale tipo di sensibilità, serve semplicemente, noi per loro siamo degli amici, e questo è quello che bisogna capire. Io in questo percorso, come penso tutti gli altri educatori, abbiamo capito una cosa fondamentale, che più si sta vicino a questi ragazzi, più li sentiamo come noi, amici. Oggi avevo in macchina loro e le sentivo mie amiche. Gioiosi di venire qui all'appuntamento? Sì. E poi è questo, sentirli amici e non diversi. Se parte da noi questa cosa, la possiamo comunicare agli altri e magari si potrebbe arrivare a quell'utopia, no? Che è quella di sentirci tutti uguali. Ecco, Don Giovanni, oltre allo sforzo immane che produci nel coltivare, tra virgolette, le anime, lo spirito, il corpo, il fisico e anche la cultura, quella parrocchiana, cos'altro servirebbe per rendere più efficiente la tua opera? Una sensibilizzazione comunitaria, nel senso che ognuno è chiamato a fare la propria parte, anche di fronte a questa realtà. Ecco, se tutti quanti dessimo veramente più spazio a quella diversità che è ricchezza, perché la diversità non è opposizione, non è contrasto, non è stranezza. Emarginazione. Come tante volte purtroppo viene vissuta e come tante volte viene fatta vivere. Ma quella diversità è ricchezza, perché ecco, come i fiori in un campo, ognuno ha la propria caratteristica ed è bello perché è diverso rispetto all'altro. Così nel nostro piccolo gruppo, ma nella società, ognuno è chiamato a essere quello che è, a prescindere dai parametri che ci sono, ma ognuno deve dare il proprio apporto. E come esperienza che noi stiamo facendo con questo gruppo è proprio questo, di quell'apporto personale, individuale, che ognuno dà. Ognuno di loro dà quello che può dare, ma è bello e il gruppo è completo proprio perché ognuno dà la sua parte, fa la sua parte. E se questo fosse fatto in scala universale, possiamo dire, totale, ecco il mondo che sarebbe più bello. Meno problemi, saremmo più felici. Ecco, Don Giovanni, oltre a loro, il grazie a chi deve essere diretto? Allora, il grazie deve essere diretto innanzitutto a loro, i ragazzi che sono i protagonisti, perché se mancano loro non potremmo fare nulla. A questi educatori che hanno preso a cuore questo impegno e che veramente ci mettono anima, tempo, soldi alcune volte, ci mettono la loro, veramente quello che loro sono e sanno fare. Un ringraziamento alla comunità del Sacro Cuore che ad ogni iniziativa dell'associazione risponde sempre bene, accogliendo tutte, facendo ecco, corona a questi ragazzi. Infatti, come ho sempre detto, in questa attività del teatro adesso del 17 aprile, ma in ogni attività, è importante far sentire il calore umano, perché una persona potrebbe anche dare il proprio meglio, però se non c'è chi ascolta, chi partecipa, chi condivide, serve a ben poco. E poi ecco un grazie, ripeto, alla comunità tutta che accoglie sempre di buon animo questa iniziativa. Quante persone fanno parte della comunità parrocchiana del Sacro Cuore? La parrocchia del Sacro Cuore è la più ampia della nostra città e siamo all'incirca 10.000 persone. 10.000 persone? Sì. Una piccola città. Una piccola città. Ci vuole molto, tantissimo, tanto sacrificio a curare 10.000 anime. Il sacrificio sì, è vero, ci vuole, questo parte da quella unione con Cristo, ma devo dire grazie a Dio che la comunità del Sacro Cuore è viva ed è molto ampia nei vari gruppi, che ce ne sono tantissimi, grazie a tanti laici che collaborano. Il parroco solo non può fare nulla se non ci sono poi collaboratori, quindi è un gioco veramente di grande squadra dove ognuno fa la propria parte. Ecco Don Giovanni, stessa domanda che ho girato a Don Nicola del Santo Sepolcro, essere giovani aiuta a curare meglio?
aiuta come attività di calamita anche per i parrocchiani e proporre magari tematiche difficili da risolvere? Sì, potrebbe stimola aiutare. Stimola la partecipazione? Certo, certo. Ogni età io credo che ha le sue dinamiche. Ogni età di sacerdote della nostra vita porta magari a sottolineare alcuni aspetti importanti. L'essere giovani sicuramente aiuta a calarsi nel vissuto terreno di questi giovani, invitandoli ecco, a qualche cosa in Quindi più. Quindi rispondono meglio i giovani, gli adolescenti con sì, un parroco perché giovane? Quando c'è un linguaggio giovanile appunto. Sì. Anche se l'essere giovani non è soltanto un fatto di età, sì. Perché si può essere anche giovani fisicamente ma vecchi dentro, si può essere vecchi nel corpo ma essere giovani dentro, quindi è un fatto di dinamismo sempre che ci deve essere, che deve accompagnare il percorso della vita. Vi autofinanziate anche per queste attività di teatro pubblico? Sì, sì, è tutto frutto del volontariato, frutto insomma della parrocchia, mette a disposizione quello che abbiamo. Ecco, un'ultima domanda a Rosa Colonna. Rende più felici questa attività di qualsiasi altra? Beh, dipende dai punti di vista. Se è una domanda personale... Per una educatrice? Sì, io nella vita sono un'educatrice di un altro tipo, però sicuramente sono situazioni diverse, però la ricchezza che possono trasmetterci loro. Io penso anche qui adesso si è instaurata una bella atmosfera, quindi questa atmosfera noi la viviamo settimanalmente, quindi ci arricchisce sicuramente. Don Giovanni, a te il compito di lanciare un ultimo messaggio, un'opera di sensibilizzazione alla partecipazione ovviamente. Vi aspettiamo, sì. Numerosissimi. Domenica 17 aprile alle ore 20 presso il Teatro della Parrocchia del Sacro Cuore con questi ragazzi per fare corona e incoraggiamento a questi ragazzi. Se lo meritano. Se lo meritano. E diciamo che finalmente sono loro i protagonisti e noi gli spettatori. Una volta ogni tanto è buono pregresa così. Allora, vi sarebbe poco da aggiungere se non di rispondere con la partecipazione, ovviamente con l'entusiasmo necessario per sostenere tutti questi bravi ragazzi che danno veramente il meglio. Me ne sono accorto nel momento in cui sono arrivati con un'immensa gioia, neanche stessero per toccare con le mani il paradiso. E questo è moltissimo, fa capire che cosa in realtà vi è dietro un lavoro che mette tutti insieme. Allora, l'appuntamento è per Le Corna del Bue, Teatro Sacro Cuore, domenica 17 aprile. I protagonisti sono loro, sono gli amici del Sacro Cuore. Piazza Politica in religione termina qui, l'appuntamento torna domani alla stessa ora. Non mancate!